trovato in campo a Trebaseleghe, che l'autopsia rivela la bimba aveva 7 mesi ed è stata accoltellata e poi sepolta. Merieme, la 19enne di Arzergrande, fuggita quest'estate, sarebbe un soldato informatico dell'ISIS. Intanto oggi gli islamici padovani sono scesi in piazza per la pace. Drammatico incidente sulla stradale ieri a Maserà, 55enne si schianta in scooter e muore sul colpo, ferita la figlia di 22 anni. Incendio questo pomeriggio in un condominio di Rubano, evacuate 42 famiglie, 3 intossicati, le fiamme sono partite da un garage. Protesta di residenti di Mortile che vogliono capire come mai il comune non abbia concesso metà del parco delle farfalle per creare un maneggio. Flash mob delle donne padovane per dire no alla violenza, raccontate le storie delle tante vittime a terra a sagome con i loro nomi. Dopo il numero verde antisuicidi, la regione per dare una mano agli imprenditori in difficoltà ha istituito lo psicologo di base. Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta, benvenuti alla TG Padova. In apertura del nostro telegiornale una terribile vicenda, la ricorderete, la ragazza di 17 anni di Trebaseleghe che era andata in ospedale dicendo di aver abortito un feto di poche settimane. Ora gli accertamenti dimostrano che la sua bambina in realtà aveva già 7 mesi e che era stata accoltellata. Vediamo. Sprofonda sempre più nell'orrore l'incredibile vicenda è iniziata mercoledì 18 novembre scorso, quando una ragazza dei soli 17 anni si presentò in ospedale a Campo San Piero dicendo di aver appena abortito un feto di pochi mesi. Dopo aver scoperto che la gravidanza aveva già superato di molto il limite di legge, arrivando fino a 7 mesi, si scopre ora che la piccola, perché si trattava di una bambina, sarebbe nata viva e sarebbe stata accoltellata pochi secondi dopo essere venuta alla luce. Si tratterebbe quindi di un omicidio e i due genitori, una ragazzina di 17 anni e il fidanzatino di 18 che l'ha aiutata rischiano pene altissime fino a 30 anni di carcere l'uno. E le due procure che stanno indagando su di loro potrebbero emettere a breve anche un provvedimento cautelare per impedire che i due decidano di scappare. Probabilmente se la procura di Padova, la prima che ha ricevuto la notizia del ritrovamento del feto, avesse mandato subito un medico legale sul posto, si sarebbero potuti trovare prima i tagli e le coltellate, consentendo ai carabinieri di poter eseguire un decreto di fermo. Ora gli unici in grado di decidere della sorte dei due ragazzini sono i magistrati della Procura dei Minori di Venezia e di quella ordinaria di Padova. I carabinieri da soli non possono fare nulla. La Procura dei Minori potrebbe disporre inoltre accertamenti sull'età della 17enne, perché non è escluso che i documenti della ragazza non dicano la verità. Manifestazione delle comunità islamiche oggi a Padova per dire no alla violenza. Intanto ci sono novità su Merieme, la ragazza di Arzergrande che è partita per arruolarsi nelle file dell'ISIS. Vediamo. Ci sono ormai pochi dubbi. Merieme Reaili, la 19enne di Arzergrande, fuggita quest'estate, sarebbe in Siria e si è unita all'esercito del califfato. Il padre, lunedì scorso, era in prima fila ad una fiaccolata in solidarietà della Francia, mentre la figlia, che non sente da luglio, sembra essere diventata un soldato dell'esercito informatico dell'ISIS. Oggi pare si faccia chiamare sorella Rim e nel web gli jihadisti la identificano come un'esperta nel campo della sicurezza in rete. Di Merieme resta solo l'ultimo messaggio inviato all'amica del cuore in ottobre. Sto bene, qui sono utile, faccio logistica. Ma l'ISIS non è l'Islam, questo è il messaggio che oggi le varie comunità islamiche hanno voluto dare con una manifestazione davanti al comune di Padova. Viva la pace! Sotto l'abete, simbolo del Natale, i musulmani padovani si sono riuniti contro il terrorismo, contro chi vuole far credere che l'Islam sia la barbarie commessa a Parigi. Noi siamo contro il terrorismo, contro le guerre che provocano soltanto atrocità e violenza e vittime inerme. Quindi vogliamo chiedere alla cittadinanza di Padova, cittadini autoctoni eccetera, per unirci insieme per combattere questo male, questo cancro che stiamo vivendo. Quindi soltanto con l'unità e con l'integrazione e l'inserimento possiamo isolare il terrorismo. Un centinaio di persone è arrivato da tutta la provincia, ci sono donne e bambini, nelle loro mani cartelli con messaggi di pace, non vogliono essere identificati con l'ISIS. La tentazione di parlare dell'esistenza di due islam, uno moderato e un altro fanatico. L'Islam è uno solo. Nel suo libro sacro, il Corano, rifiuta ogni forma di intolleranza e sopraffazione. ISIS non è un religioso, nessuna religione insegna della criminalità. Drammatico incidente ieri sera a Maserà, è morto un uomo di 55 anni.
Grave incidente stradale ieri sera a Masera di Padova. Un uomo di 55 anni in sella alla sua moto è morto scontrandosi con un'auto che proveniva in senso opposto lungo la statale Conselvana. L'auto che viaggiava in direzione Conselvia ha improvvisamente fatto un'inversione a U invadendo la carreggiata nella quale stava arrivando l'uomo in scooter che stava viaggiando in direzione Padova. La vittima si chiama Carlo Bussianic, abitava a Conselvia. In motorino con lui c'era la figlia di 22 anni che è caduta a terra ma che fortunatamente non si è fatta nulla di grave. La ragazza sotto shock è stata portata in ospedale per le cure. Anche la moglie dell'uomo, avvisata dai vigili, si è sentita male ed è stata portata in pronto soccorso. Bussianic, operaio, lascia la donna e tre figlie femmine. La più conosciuta è Beatrice, la ragazza che era in moto con lui. L'estate scorsa aveva partecipato ad alcuni concorsi di bellezza locali. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Il guidatore della macchina che ha fatto la sconsiderata manovra è un 70enne, ora indagato. I vigili dell'Unione Prati Arcati, intervenuti sul posto, hanno disposto per lui esami alcolemici e tossicologici. Paura oggi pomeriggio a Rubano, incendio in un garage, 48 famiglie evacuate. Vediamo. Un garage a fuoco, un condominio evacuato, tre ricoverati non gravi per intossicazione e una cinquantina di persone in strada preoccupate a guardare il fumo nero che usciva dalle finestre ringhiere. È accaduto oggi a Rubano alle 15, circa tre squadre dei vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 sono corse al civico 2 di via Brescia, dove qualcuno aveva chiamato per segnalare del fumo che fuoriusciva da alcuni appartamenti al secondo piano. Sul posto anche i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco specializzati in interventi speciali. Sono stati loro gli unici a entrare nello stabile, rilevando che le fiamme erano partite probabilmente nei garage per motivi che ancora sono al vaglio degli esperti. In queste ore i vigili del fuoco stanno valutando la stabilità del palazzo per capire se le persone evacuate possono ritornarvi senza correre alcun pericolo. C'è stato un incendio questa mattina a Saonara, i vigili del fuoco sono stati chiamati appunto per domare un rogo in una legnaia di Villanova. Le fiamme sono divampate nel cortile di un'abitazione sotto una tettoia di vita legnaia e ricovero attrezzi agricoli. I pompieri di Padova e Piove di Sacco, intervenuti con tre mezzi e 12 operatori, hanno circoscritto e spento il rogo che si stava estendendo ad una dépendance dell'abitazione che è stata comunque invasa dal fumo. Numerose le chiamate al 115 per l'alta colonna di fumo visibile fin da lontano e le cause del rogo sono in corso di accertamento. E i cittadini di Mortisi si sono mobilitati per il Parco delle Farfalle, dove in un'area di 21.000 metri quadrati dovrebbe sorgere un maneggio. Vediamo. Il maneggio non è più un parco. Cittadini di Mortise pronti a scendere in piazza per difendere il Parco delle Farfalle, l'area verde del quartiere dove c'è anche l'Associazione degli Alpini. Il parco rischia di essere dimezzato perché l'amministrazione comunale avrebbe concesso 21.000 metri quadri ad un privato che vuole realizzare lì un maneggio con punto di ristoro e box e area sgambettamento per i cavalli. I residenti, che anche loro avevano mostrato interesse nella gestione del parco, dicono che non c'è traccia della gara d'appalto. Non c'è chiaro come è stata aggiudicata questa gestione, perché non conosciamo probabilmente le modalità, gli iter amministrativi. C'è stato parlato di una manifestazione di interesse, c'è stato parlato di un invio di lettere di invito, ma non sappiamo a quante associazioni sono state mandate, sicuramente non a quelle del territorio, quindi non a quelle del quartiere. Ad oggi nemmeno sanno come sarà il progetto definitivo, per questo hanno iniziato una raccolta firme, 280 per ora i nominativi, chiedendo un incontro pubblico con l'assessore al verde Paolo Bottone e con quello alla manutenzione Alain Luciani, ma dal comune ancora nessuna risposta. I cittadini però vogliono vederci chiaro sul progetto, visto che la concessione al privato sarà ventennale. L'occupazione è vero che non è tutta quanta edificata, la parte edificata può essere solo fino a 200 metri quadri, però è comunque un'occupazione con recinti, perché i cavalli hanno dei box recintati, perché l'area del maneggio è recintata e non è fruibile dal singolo cittadino che non può camminare sulla sabbia dei pony, quindi a noi sembra che sia una presenza comunque che toglie tanto, tanto, e soprattutto nella parte più fruibile del parco, perché è la parte più bella. Il consigliere del PD Enrico Beda avrebbe dovuto interrogare l'assessore nel prossimo consiglio comunale, ma nella seduta del 30 novembre le interrogazioni sono state tolte.
E questo pomeriggio in centro a Padova, in piazza Cavour, si è svolto un flash mob per dire no alla violenza sulle donne e per una vera educazione alla sessualità. Moltissime donne hanno voluto dimostrare la vicinanza a 3 giorni dal 25 novembre, giornata internazionale contro il femminicidio, che anche Padova dice no a quanto continua ad accadere. Abbiamo bisogno di prevenzione, abbiamo bisogno di risorse per i servizi che tutelano uomini e donne, abbiamo bisogno di politiche generali che attivino tutti gli strumenti per prevenire contrastare questo terribile massacro. La sola repressione non basta, servono anche educazione, aiuto e tutela, hanno detto le manifestanti che hanno raccontato le storie delle vittime di violenza a terra, le sagome, con i loro nomi. E allora parliamo di sanità, perché la Regione ha deciso di aiutare le persone che tentano il suicidio, che sono preoccupate per il lavoro, dando loro uno psicologo. Vediamo. L'idea nasce dopo il successo del numero verde anti-suicidi istituito dalla Regione per dare una mano agli imprenditori che dovevano affrontare la crisi. Il consigliere Possamai vuole creare in Veneto lo psicologo di base, o meglio uno psicologo territoriale che affianchi i medici nel curare i pazienti. Situazioni particolari come lutti, problemi economici o di salute possono trasformarsi in psicopatologie se non affrontati per tempo. Lo psicologo affianca il medico di base per quelle necessità che fanno riferimento alla sfera psicologica piuttosto che alla sfera medica. Le esperienze sono estremamente positive e sono suffragate da elementi statistici dei paesi del nord Europa, dove è evidenziato che la presenza di uno psicologo assieme ai medici, qualora fosse richiesto sia dal medico che dal paziente, ha abbassato notevolmente i costi della farmacologia e i costi della specialistica. I progetti di legge sono in totale due. Il secondo progetto di legge prevede l'istituzione di un'unità complessa organizzativa di psicologia per ogni unità. Ed ora la vostra solidarietà con il Banco Alimentare di Rete Veneta. Con i prodotti per la persona, anche innumerevoli detergenti per la casa. Al Banco di Rete Veneta, accanto ai profumatissimi articoli e soprattutto di primaria utilità, il tempo dei regali natalizi è inarrestabile e tra le donazioni ancora tante le pellicce. Una più bella dell'altra, anche questa settimana. Perciò che brave le nostre ascoltatrici, le nostre donne. Non so cosa dire, perché fanno capire cosa vuol dire aiutare gli altri. Ecco, per una donna disfarsi di una pelliccia è una cosa un po' particolare. E in questo momento per noi invece è una cosa molto utile. E poi fa sì che il nostro banco alimentare sia sempre bellissimo. Poi guardiamo i detersivi. Igiene intimo, igiene per la casa, come sono attente alle richieste della Mirella. Quando io al giovedì chiedo, guardate cosa mi arriva, guardate, guardate. Una ditta di detersivi, non so, persone che portano, guardate, io ho chiesto e loro sono arrivati puntuali. Al banco anche la presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia, con un messaggio che parla dritto al cuore delle persone e contro la violenza di ogni genere. Abbiamo messo un bando, diciamo il primo classificato riceverà 500 euro, ci sono tre premi, 500, 300 e 200, e quindi penso che per i ragazzi sia un momento da pensare, insomma, sulla violenza alle donne. E sono ancora tante le aspettative della nostra Mirella. Ma aspetto sempre il furgone dalla Regione. 2016 la Befana deve essere il furgone per i veneti schiacciati dalla crisi. Ciao! E siamo ora alla programmazione. Questa sera alle 21.05 in onda uno speciale Incontri con Silvio Berlusconi, condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli. A seguire il film Profumo di donna di Dino Risi con Vittorio Gassman. Domani alle 9.05 Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza. Alle 13.15 Idea Formazione. Alle 15 Linea Diretta Salute. E alle 17.45 Agricoltura. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.